troppo tardi per iniziare a danzare e non è mai troppo tardi per acquisire la tanto amata flessibilità. Benvenute al mio canale YouTube Danza Classica No Under 40. Questa è la metodologia di balletto specifica per donne con più di 40, 50 e 60 anni, con poca o zero esperienza. Io sono Lina Quintana, sono una ballerina professionista, insegnante del metodo Vaganova e creatrice della metodologia Danza Classica No Under 40. Oggi faremo insieme un allenamento che si chiama Mobility and Flexibility, il corso di flessibilità progettato per le donne con più di 40 anni, e il focus di questa pratica sarà lo split. Che cos'è lo split? Lo split è la capacità di allungarsi per terra o per aria con una gamba distesa avanti e una gamba distesa dietro. Per acquisire tale movimento bisogna fare un allenamento, una lezione di una ora, una pratica abbastanza lunga che supera dai 30 a 40 minuti e che all'interno ci siano combinazioni, abbinamenti di esercizi di mobilità articolare, forza e flessibilità, ed è ciò che andremo a fare oggi. Per questa pratica ci servirà un tappetino di yoga e due blocchetti di yoga come quelli che ho già pronti, perché ci serviranno di supporto e spesso andremo a terra con il ginocchio per terra, per cui se hai difficoltà a sostenere quella posizione puoi munirti da una specie di cuscino piccolo sotto il tuo ginocchio per non avere nessun fastidio. L'outfit deve essere di ballerina, perché siamo qui a fare una lezione ovviamente del mondo del balletto, per cui è sportivo, aderente, ma sempre stile di danza classica. Come abbiamo detto, iniziamo dalla mobilità articolare, passeremo poi per una specie di tonificazione dove andremo a lavorare la forza e infine il nostro esercizio di flessibilità per ottenere lo split. Quindi seguimi, andiamo già subito sul tappetino, gambe aperte con le punte in fuori, e la prima cosa che ti chiedo è respirare. Abbraccia i gomiti, inspira, addome lungo lungo, butta. Iniziamo a liberare qualsiasi tensione. La lezione di oggi sarà molto smart, ovviamente è un assaggio di quello che si prova a fare in una lezione di un'ora. Allunga, metti le mani qui sul punto vita e andiamo a fare delle rotazioni con il bacino. 8 volte alla destra, 1 2 3, arriva la musica, 4 5 6 7 8, cambia lato, 1 2 3 4 5 6 7, ottimo lavoro, 8, fissa la posizione davanti, abbraccia adesso i gomiti e ruota in una torsione. Andremo a fare 4 tavolini, seguimi già, gira, allunga, linea della testa con le anche, sempre tutto lineato, 2 3, stiamo facendo un cerchio con il nostro torso, 4, dritta e cambia direzione, sinistra, 1 2, inspira quando passi dal centro, 3 e 4, ottimo lavoro. Scende in un gran plié della danza classica, ginocchia in fuori, rilassa la posizione, respira, guarda giù, butta l'aria, allontana le ginocchia in fuori con le mani, ora scende, vai fuori, 8 2 3 4 5 6 7 8, e stai, 1 piccola chiusura delle punte, sale con il gluteo, lentamente la ultima cosa è la testa, ottimo lavoro. Ora andiamo a abbracciare nuovamente i gomiti e saliremo con il ginocchio chiuso, alternando destra e sinistra per 10 volte, seguimi, 1, 2, stabilità con l'addome, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuiamo con ROM, similare
però facendo una piccola rotazione con la nostra anca. 4, continua, 5, 6, 7, 8, di nuovo giù, grand plié, respira, butta l'aria, allontana le ginocchia, vai giù, e ora lato, 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, rilassa al centro, chiudi le punte, gluteo sale, testa rilassa pesante, e su. Ok, ora se hai lo schienale di una sedia, perfetto, portala qui. Se hai un muro come nel mio caso, supporto con il muro e andiamo a lanciare. Attitude davanti e attitude dietro. Attenzione, non usare il lombare, usa il flessore. Facciamo 8. Braccio dietro, vai. Lancio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. Stesso lavoro, altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, flessore, 6, 7, 8, ok? Si torna di nuovo al centro e si ripete l'ultimo grand plié, apertura, e vai giù, rilassa, e vai 8, lato, 2, 3, respirare sempre, 5, 6, 7, 8, stai, chiude, ottimo lavoro, e ora ci sdraiamo, perché andiamo alla nostra seconda parte, che sarà la tonificazione. Ora siamo pronte per la seconda parte, che è la tonificazione, quindi seguimi, andiamo a sdraiarci, la schiena sarà giù, le gambe, linea 90 gradi, solleviamo le scapole, le spalle e la testa, fissiamo le braccia qui e andiamo a alternare una gamba prima e l'altra dopo, per 12 volte. Poi restiamo, 4 tempi con una gamba, 4 tempi con l'altra, e ora facciamo lo split rovesciato sempre a forma di addominale. Questo, 1 per 12 volte, 2, 4 alla fine sostengo, 4 alla fine sostengo, gambe si uniscono e andiamo a divaricare e a unire questa ultima parte per 20 volte. Così abbiamo lavorato sia la tonificazione, che abbiamo portato il nostro corpo ancora di più a un livello di sudorazione, che è la cosa più effettiva per poi passare alla flessibilità. Partiamo. 1, 2, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 4. 1, 2, 3, 4, stai. 1, 2, 3, 4, cambia. 1, 2, 3, rovesciato. Vai, 1, per 12, 2, 3, 4, addome, 5, 6, 7, 8. Se hai bisogno di sdraiarti con le spalle, resta. Ancora 4, 1, 2, 3, 4. Resta con la destra. Ora si può rilassare. 1, 2, 3, 4. Cambia. 1, 2, 3, 4. Ultimo esercizio. Apri, divarica. 1, 20 volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ognuno al proprio ritmo. 9, 10, ancora 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ottimo, chiude, abbraccia, sciogli un attimino e lentamente ti siedi.
y allunga per preparare il nostro lavoro di split. Tira, 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 tira. Ok, ottimo lavoro. Ora saliamo perché il nostro esercizio di flessibilità, che sarà una sequenza, lo faremo da in su. Bene, divarica bene le gambe, questa è la destra, questa è la sinistra, andiamo a allungare bene il flessore, seguimi perché la sequenza è abbastanza lenta, respira, non anticipare e rilassa. Partiamo, spalle e anche guardano quella direzione, respira, vai in avanti il più che puoi, torna, butta. Ancora, estende, scende fin dove riesci tu, i quattro resta, vai giù, giù, chiude la punta dietro, fai relevé, passa il braccio dentro, insieme a me fai dei molleggi, 8 a forma di rimbalzo, 3, sguardo giù, 4, 5, 6, 7, 8, stai, rilassa, respira, poggia il ginocchio, attiva la punta, lentamente passa il peso sul ginocchio di base e estende la gamba davanti, abbraccia, andiamo a cambiare peso, quando abbraccio sono al centro, quando cambio peso apro e respiro, butta, 4 volte, continua, 1, 2, respira al centro, butta, 2, 3, qui potresti aver bisogno di un cuscino giù, verifica se è il tuo caso, 4, ok, passa il peso davanti, le braccia vanno in avanti il più che possono e adesso andiamo con i gomiti giù a terra per 8 volte, molleggi. Seguimi, 1, butta l'aria, 2, l'addome tocca coscia se riesci, non curvare schiena alta, allunga collo, 4, 5, 6, 7, resta 8, rilassa. Estende, tavolino. Partiamo con un por de bras fino al centro, respira e vai in avant, supple e ancora, por de bras, in avant, supple, respira, in avant, sempre più giù, in avant, supple, por le braccia, più lunga, resta, ottimo, torna a tavolino, cambia le mani davanti, vai in un rond, mezza punta, parallela piccola, solleva il gluteo, siamo in un triangolo, avviciniamo i piedi e sale la gamba destra in pancè, come uno split, allunga flessore, non lavorare di lombare, per 4 volte, continua, 2, testa va al centro, mi raccomando sempre su un tappetino e con scarpette che ti aiutano a fissarti bene il pavimento. Ultima volta, resta, allunga, allunga la gamba su e giù. Per riposare facciamo 4 molleggi qui, al centro la testa rilassa, 2, rilassa, 3, rilassa, 4, ottimo lavoro, avvicina le gambe e rifacciamo tutto alla sinistra, sale,
Ok, ottimo lavoro. Si rifà tutto al lato sinistro. Ricordiamo che siamo partiti da questa posizione. Segui il tuo ritmo. Sentiti tranquilla perché sei nel giusto livello dove ti trovi oggi. Sei esattamente dove sei arrivata facendo attenzione al tuo corpo, facendo i tuoi allineamenti. Ora cerchiamo di andare oltre. Braccia qui, in avanti per 4, scendendo sempre di più. Estende, butta l'aria. 2, torna, triangolo. Piega in avanti cercando già il tuo split. E ultimo. 4. In avanti. Torso. Passa 2 mani qui davanti. Chiude la punta. Vai con moneggi 8 più di rimbalzo. 1, 2, 3, 4. Rilassa la testa. 5, 6, 7, 8. Resta. Allunga flessore, poggia ginocchio, punta, si attiva. Torna al centro, sale e abbraccia spalle. Ora quando andiamo avanti, apre le braccia e butta l'aria. 1, torna, abbraccia, respira. 4 volte. 2, torna, stende la gamba. 3, sguardo alto, torna. 4, allunga, 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 allunga qui e torna. Vai avanti, tavolino. E andiamo con 8 moleggi dove gomito tocca terra e estendi. Seguimi, via. Addome e coscia si uniscono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, rilassa, allunga le braccia, superando la punta se riesci, torna a tavolino, andiamo con il port de bras, allungare, in avanti, attenzione alla stabilità. E di nuovo, allunga, allunga, allunga la gamba di base, in avanti, sempre scendendo un po' di più, inspira, sempre di più, e il 4, restiamo giù, in avanti, giù, resta, allunga, torna, e la gamba va dietro, ron, parallela braccia, parallela gambe, triangolo, e avviciniamo 2 punte, 2 talloni, la gamba sinistra sale, pancia, 1, allunga, per 4 volte scenda. Ricordate di allungare da flessore, ginocchio si stende, la testa è dentro, giù, e ultimo 4. E giù. Per riposare andiamo con la testa dentro, allunga, rilassa. 4, 2, 3, 4, ok, ottimo lavoro. Torniamo al pavimento, momento di chiamare i nostri accessori che sono questi blocchetti, perché è arrivato il momento di provare il nostro split. Vai, striscio, il torso è avanti e quando scendi cerca di stabilizzarlo al centro e scende. Torna sul ginocchio dietro, allunga la gamba, di nuovo tavolino,
per 3 volte. Inspira, raddrizza il torso, torna, resta nella posizione massima dove arriva il tuo corpo. 3, e stai, respira, chiude gli occhi. Se qui va bene, resta qui, torna e rom. Siedete sui glutei e rilassa un attimo. 1, 2, e sfalsa. 3 e 4. Cambiamo gamba, sinistra. Adesso la sinistra va davanti, la destra piegata, e sarà la sinistra a scivolare. Blocchetti al lato. 1. Raddrizza la schiena, torna, vai di nuovo davanti. 2, torna, e ultimo. 3, allunga e chiude gli occhi. E di nuovo torna. Ottimo lavoro. Ron, siediti e compensa sfalsando e sedendoti fuori dai talloni. 4 volte. 3 e 4. Ottimo lavoro, abbiamo finito, un applauso, hai fatto un ottimo lavoro. Ovviamente questa è una pratica abbastanza smart, ho voluto farti assaggiare quello che è una mobilità articolare molto veloce, pochi esercizi di tonificazione e un solo esercizio di flessibilità. Con questa lezione non si ottengono i risultati, la flessibilità è uno dei lavori che bisogna avere più pazienza e più costanza, proprio come la danza classica. Ma se la danza classica ti attira, se hai più di 40, 50, 60 anni e senti che questo è l'allenamento giusto per te, ti consiglio di provare un'esperienza perché sarà straordinaria, è un viaggio davvero trasformativo. E ovviamente la metodologia danza classica Under 40 è progettata e codificata per fare danza classica, per fare flessibilità, per fare sbarra a terra in modo semplice, in modo tranquillo, senza paragonarsi a nessuno, ma soprattutto fuori da qualsiasi pericolo. Quindi ti invito a andare sul link in descrizione, perché sarà lì dove troverai tutti i nostri servizi, sia che tu vivi a Milano o in qualsiasi città d'Italia, perché stiamo aprendo Danza Classica Under 40, espandendola in tutto il territorio e non solo, anche su Zoom e online potrai trovarci. Ovviamente ricorda che siamo presenti per te e se non è adesso, più avanti ti aspettiamo. Ciao, ci vediamo alla prossima.